Buonasera a tutti quanti voi, ecco scusateci, purtroppo questa sera ecco, c'è un problema di linea, ecco, non sappiamo come mai tutto questo, però c'è il problema, quindi la facciamo lo stesso, diversamente, così il diavoletto lo mettiamo da parte, perché voi sapete bene che il diavoletto vuole stare sempre in mezzo per disturbare, ma ecco, il Signore è sempre più forte di lui e quindi l'ha messo da parte, a tacere. Ecco, passiamo, ecco, alla prima lettura, il primo messaggio del 2 gennaio 2005, Oliveto Citra, Salerno. Ecco, ricordiamo, questi sono messaggi che abbiamo ricevuto, ecco, dal 2000 fino a oggi. Quindi facciamo lettura del 2005, quindi 15 anni fa. Fratelli e sorelle, sono io, il vostro Salvatore, il vostro Redentore. Colui che ha vinto la morte e il peccato, sono io, il Re dei Re, vostro fratello Gesù. Vi amo, vi amo, vi amo. E vi ringrazio insieme a Maria Vergine Santissima, Madre mia, Madre vostra e del mondo intero, per tutte le preghiere recitate con il cuore, con la sofferenza. Partecipate alla tribolazione che il mondo intero sta subendo e subirà ancora. L'umanità sta vivendo l'inizio dei dolori affinché tutte le creature di Dio Padre Onnipotente possano essere salvate. Tutto ciò che Dio Padre Onnipotente permette è per la salvezza. Tante, tante, tante creature sono schiave del peccato, sono prede di Satana e dei suoi seguaci. Ecco perché Dio Padre Onnipotente sta permettendo le grandi tribolazioni che avvolgeranno l'intera umanità, affinché tutti possano comprendere e possano percorrere la via della santità. Ancora terremoti si abbatteranno, alcune nazioni saranno infestate da grandi epidemie. La coscienza viene purificata affinché l'anima possa essere salvata. Molti fratelli consacrati saranno fortemente provati da Dio Padre Onnipotente affinché possano evidenziare la santità con coraggio, forza e tanta umiltà. Ecco la Chiesa Santa. L'Asia sarà ancora colpita da eventi naturali. Pregate, pregate, pregate senza stancarvi per chiedere la grande misericordia. Unitevi al cielo, insieme agli angeli santi e alla Madre Celeste Maria Santissima. Fratelli e sorelle, percorrete la via della santità e non temete mai di nulla, perché la protezione divina vi avvolgerà per aiutare le anime. Vi amo di un amore puro. Aprite i vostri cuori, fatemi entrare. E io vi donerò la forza e il coraggio e il grande amore per essere liberi. Andate in chiesa per ricevere il pane della vita e il calice della salvezza. Vi amo, adesso io vi devo lasciare. Vi do un bacio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace. Ecco, abbiamo fatto lettura del messaggio di Gesù del 2 gennaio 2005, donato ad Oliveto Citra in provincia di Salerno. Ecco, vedete, il Signore eccoci, ci annuncia delle cose molto gravi che sta vivendo e che deve vivere il mondo. Ecco, la sofferenza, la tribolazione, il mondo intero subirà tutto questo. L'umanità sta vivendo l'inizio dei dolori, affinché tutte le creature di Dio, Padre Onnipotente, possano essere salvate. Quindi vedete, ecco, non cade foglia da un albero se il Signore non lo permetta. Ecco, tutto ciò che stiamo vivendo e che dobbiamo vivere ancora, ecco, è per salvare le anime che sono schiave del peccato in questo mondo, per le anime che si sono allontanate da Dio, per tutte le anime che sono lontane da Dio. Ecco, tutto questo il Signore lo permette affinché le anime, ecco, si possano salvare. Ecco, Satana fa il suo lavoro, ecco, va in giro
assieme ai suoi seguaci per schiavizzare, ecco, e ostacolare, ecco, l'umanità, per ostacolare i progetti di Dio. Ecco, tutto questo, ecco, il Signore, ecco, non permetterà mai che possiamo, ecco, essere abbandonati. Ci vuole aiutare, ci vuole salvare, ecco, nonostante, ecco, tutto ciò che sta permettendo, cioè queste tribolazioni che avvolgeranno l'intera umanità. Ecco, già nel 2005, ecco, Gesù ci parlava, ecco, ancora terremoti si abbatteranno, alcune nazioni saranno infestate da grandi epidemie. Ecco, la coscienza viene purificata affinché l'anima possa essere salvata. Quindi la sofferenza, ecco, ci fa incamminare, ecco, per purificarci, ecco, per salvare le nostre anime. È quello che, ecco, desidera il Signore per ognuno di noi. Vuole salvare le nostre anime, quindi noi ci rimane, ecco, di pregare. Dobbiamo pregare e dobbiamo continuare sempre con perseveranza ad avere fede nel Signore Gesù. Bene, passiamo alla lettura del secondo messaggio che è il 6 febbraio 2005, sempre Oliveto Citra a Salerno. Ancora un messaggio di Gesù. Ecco, il mese, l'anno, ecco, 2005 è stato proprio quasi tutto l'anno, ecco, del Signore Gesù e alcuni messaggi della Madonna. Ecco, leggiamo il secondo messaggio. Fratelli e sorelle, io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, colui che ha vinto la morte e il peccato. Sono io, il Re dei Re, vostro fratello Gesù. Sono sceso insieme a Maria Vergine Santissima, madre mia, madre vostra e del mondo intero. Qui, in questo luogo scelto nel mondo da Dio Padre Onnipotente per la salvezza di tante anime, che seguiranno il richiamo della divinità attraverso grandi segni che noi doneremo, affinché tutti possano credere che la Santissima Trinità è in terra per liberare dalla schiavitù di Satana il mondo intero. Tutti coloro che hanno conosciuto l'importanza della preghiera devono pregare con tutto il cuore, incessantemente, affinché la Santissima Trinità li possa indicare come strumenti da seguire nella via della santità. Vi amo e vi ringrazio per la perseveranza che voi tutti mettete in evidenza, giorno dopo giorno, per dimostrare il grande amore a Dio Padre Onnipotente di scegliere la via della santità. Pregate, pregate per i fratelli consacrati, affinché molti abbiano la forza e il coraggio di scegliere la santità. Molti stanno implorando l'aiuto divino, ma devono essere forti e Dio esalterà la Chiesa Santa. Pregate per il mondo. Tante guerre uccidono la presenza divina in ogni creatura. Pregate affinché tante anime possano avere la forza di affrontare nella fede grandi tribolazioni per salvare tante anime. Carestie, terremoti affliggeranno l'umanità, ma non temete, abbiate fede e aiutate i fratelli e sorelle a comprendere nello spirito l'intervento di Dio. Vi amo, vi amo, vi amo. Adesso io vi devo lasciare. Molti di voi avvertono la presenza divina nei vostri cuori. Grazie per le vostre preghiere che salvano tante anime, per permettere di entrare al cospetto di Dio e pregare per l'intera umanità. Siate forti,
Vi do un bacio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace. Ecco, vedete ancora un messaggio che il Signore, ecco, ci fa capire, ecco, nel 2005, quindi a oggi sono 15 anni, ecco, già ci parla, ecco, del futuro, ci parla delle conseguenze e delle tribolazioni che l'umanità, ecco, deve subire in questo mondo, ma è sempre tutto, ecco, permesso per la salvezza delle anime, cioè questo è il progetto di Dio. Ecco, tutti i messaggi che vengono dal cielo, ecco, sono per aiutarci a comprendere sempre di più, perché non sempre noi, ecco, siamo attenti con un cuore aperto per comprendere, ecco, l'azione di Dio, cioè quello che intende fare, ecco, in questo mondo per salvare le anime. Ecco perché, ecco, ci dice il Signore Gesù di aiutare, ecco, le persone, le anime, che sono inconsapevoli, diciamo, tutto questo, perché magari, ecco, sono così distratte dal mondo, lontane, ecco, per mezzo delle cose materiali che schiavizzano l'essere umano. Ecco, parlate, dice, aiutate i fratelli e sorelle a comprendere nello spirito, ecco, l'intervento di Dio. Perché tanti si lamentano, che dicono, ma Dio dove sta? Ma Dio non vede tutto quello che accade. Noi lo stiamo pregando, lo stiamo invocando, ma qui le cose vanno sempre peggio. E quel Signore ci fa capire che dobbiamo accettare, ecco, la prova del momento, la prova, ecco, del futuro, perché tutto quello che, ecco, lui permette è un intervento da comprendere, ecco, nello spirito. Dio, ecco, è il padrone di tutto e di tutti. Ecco, non cade foglia da un albero se il Signore non lo permette. A noi ci rimane, ecco, di pregare e di continuare ad avere fede. Bene, passiamo al terzo messaggio. E quel 6 marzo del 2005, Oliveto Cidra Salerno. Ancora un messaggio, ecco, del Signore Gesù. Fratelli e sorelle, io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, colui che ha vinto la morte e il peccato. Sono io, il Re dei Re, vostro fratello Gesù. Vi amo immensamente. E vi ringrazio per tutto ciò che donate con sacrificio puro, donato con grande sofferenza da ognuno di voi. La sofferenza fa comprendere coloro che sono uniti al cielo, alle anime che dal paradiso pregano per la salvezza dell'umanità. Io vi chiedo di unirvi alle anime sante, agli angeli e alla Madre Santissima per essere una forza divina che può e deve sconfiggere il mondo avvolto dal peccato, dal potere di schiavizzare tante anime chiamate alla santità. Io soffro e vi chiedo di pregare il Padre l'Altissimo, implorando misericordia per l'intera umanità. Le anime sante vi chiedono di unirvi sempre e di vincere le tentazioni che il mondo vi offre. Ma solo se l'uomo rinnega se stesso e abbraccia la croce santa, si può essere creatura pura, che aiuterà tante, tante, tante anime afflitte dal dolore. Vi chiedo di aprire sempre di più i vostri cuori e io prenderò dimora in voi
per donare un grande e immenso amore che vi plasma nella pace divina. Siate forti e uniti al cielo. Grazie e non temete, perché per tutto ciò che si chiede nell'amore e nella sofferenza, la Santissima Trinità donerà sempre il suo aiuto e la sua misericordia. Vi amo, grazie, grazie. Adesso io vi devo lasciare. Vi do un bacio e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, vedete, ecco, la direzione di questi messaggi, ecco, sono sempre, ecco, sempre puntati verso l'umanità. L'umanità che non vive, ecco, tutta quanta la grazia di Dio. Poco tempo fa la Madonna ci ha detto che i decreti di Dio Padre Onnipotente, ecco, non saranno annullati perché, ecco, la preghiera è poca, non basta. Ecco, questo è il significato, che quando la preghiera, ecco, non basta, è poca, significa che sono più quelli che non pregano che quelli che pregano. Ecco, per avere un intervento da parte del Signore, ecco, deve aumentare la preghiera, deve superare, ecco, la parte, ecco, che non prega. La parte che prega deve essere maggioranza e non minoranza. E perché se la Madonna ha detto che la preghiera non basta, è poco, significa che in questo momento la preghiera è minoranza. Quindi preghiamo affinché, ecco, la preghiera possa diventare maggioranza, che tutti quanti, ecco, si possano, ecco, avvicinare sempre di più al Signore con una conversione vera, con una conversione santa, affinché le preghiere possano aumentare sempre di più, ecco, per liberare, ecco, le anime che sono schiavizzate, ecco, da Satana e dal potere di questo mondo. Ecco, io soffro, dice Gesù, e vi chiedo di pregare il Padre l'Altissimo implorando misericordia per l'intera umanità. Bene, siamo arrivati al quarto messaggio, è il 3 aprile del 2005, sempre Oliveto Cidra, Salerno, lì davanti al cancello, e dove c'è la stella con la statua della Madonna, ecco, un posto, ecco, straordinario, ecco, un posto meraviglioso, ecco, Dio non poteva scegliere meglio, ecco, di questo posto, perché è un posto, ecco, dove, ecco, si sente e si avverte, ecco, la presenza, ecco, della Madonna, la presenza divina in questo luogo. Ecco, è un po' di tempo che non stiamo andando, perché sapete il motivo, che non si può fare, ecco, assemblamento, ma, ecco, io penso che ancora un poco, ecco, le cose dovranno cambiare, perché non potranno andare sempre così. Ma prima dobbiamo superare le prove, perché ci sarà, ecco, un cambiamento anche in questo, anche nel nostro cammino, perché il nostro cammino non può essere sempre lo stesso, sempre uguale. Ecco, ci sono, ecco, dei quadri che cambiano, quindi noi stiamo vivendo un quadro diverso da quello che abbiamo lasciato, e quindi quando incominceremo sarà un altro quadro, un quadro nuovo, ecco, un progetto nuovo che stiamo tutti quanti, ecco, aspettando. Ecco, vediamo cosa ci vuole dire ancora il Signore Gesù nel messaggio del 3 aprile 2005. Fratelli e sorelle, io sono il vostro Salvatore, il vostro Redentore, colui che ha vinto la morte e il peccato. Sono io, vostro fratello Gesù. Sono sceso qui, in mezzo a voi, insieme a Maria Santissima, Madre del Cielo e della Terra, insieme agli angeli santi del Paradiso. Vi amo, vi amo. Vi chiediamo l'unione santa nella preghiera, nel sacrificio,
L'unione che vi rende forti, santi, per aiutare molti fratelli e sorelle a non allontanarsi dalla verità. Unite al cielo, chiedete misericordia, 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 con la preghiera incessante. Maria Vergine Santissima è con voi e vi indicherà la strada del paradiso, insieme alle anime sante che hanno lasciato un grande esempio di santità. Vi chiedo di pregare incessantemente il Padre Celeste, che fonda sempre di più la potenza dello Spirito Santo per aiutare il mondo a far comprendere la verità santa che viene direttamente dal cielo. Amatevi l'uno con l'altro, aiutatevi l'uno con l'altro, ma tutto ciò si mette in pratica nel momento della sofferenza, che rende le anime buone e soprattutto umili. Fate regnare l'umiltà nei vostri cuori e tutto sarà evidenziato, esaltato per la salvezza delle anime di tutto il mondo. Unitevi alla Chiesa Santa, perché molto presto ci sarà una grande confusione, perché Dio Padre Onnipotente farà un grande discernimento e separerà il bene e il male. La preghiera vi indicherà la via della luce, illuminando il sentiero dei vostri cuori. Cari fratelli e sorelle, testimoniate con un cuore aperto questo mio messaggio con l'esempio e non con le parole, vivendo una vita intensa nello Spirito. È così che vi unite all'opera della Santissima Trinità nel mondo. Vi amo, vi amo. I vostri cuori sono cuori che possono lavorare per la casa del Padre e vi sarà tutto ricompensato con grandi gioie. Adesso vi devo lasciare. Vi darò grandi segni visivi nei vostri cuori, facendovi avvertire forza e pace. Vi do un bacio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace. Ecco ancora un messaggio che ci aiuta il Signore Gesù a comprendere, ecco, sempre di più, ecco, i momenti che dobbiamo vivere in questo mondo, che cosa dobbiamo fare per farci trovare pronte. Ecco, il Signore Gesù ha detto: amatevi l'uno con l'altro, aiutatevi l'uno con l'altro, ma tutto ciò si mette in pratica nel momento della sofferenza, che rende le anime buone e soprattutto umili. Fate regnare l'umiltà nei vostri cuori e tutto sarà evidenziato. Soltanto per la salvezza, esaltato per la salvezza delle anime di tutto il mondo. Quindi vedete, ci sono delle prove che noi, ecco, dobbiamo accettare e superare, specialmente quelli chiamati, quelli che stanno facendo un cammino, quelli che vogliono servire il Signore. Ecco, vedete, fate regnare l'umiltà nei vostri cuori. Ecco, l'umiltà è qualcosa che tante volte, ecco, dimentichiamo. Essere umile, ecco, non è facile in questo mondo, specialmente quando si ha a che fare, ecco, con l'avversario. Anche quando affrontiamo l'avversario, dobbiamo mantenere sempre la testimonianza santa nell'umiltà. Quindi, che significa tutto questo? Che noi, se avremo questa forza, ecco, di accettare, di superare, di affrontare, ecco, tutto sarà evidenziato, esaltato per la salvezza delle anime di tutto il mondo. Quindi, che significa? Che se noi ci vogliamo guadagnare delle cose che il Signore ha progettato, ha disegnato, che dovrà compiere per mettere, ecco, in evidenza, per esaltare questo progetto, questo disegno, ecco, bisogna, ecco, farsi trovare pronti, ecco, in questo modo, nel saper amare il proprio fratello, il proprio prossimo, ecco, attraverso una testimonianza santa, attraverso, ecco, una manifestazione di umiltà che deve conquistare i cuori anche quelli degli avversari, perché ci dobbiamo ricordare che con l'amore si vince il male. Lasciamoci guidare dallo Spirito, lasciamo.
Bene, passiamo al 1° maggio, è il quinto messaggio del 2005, Oliveto Citra Salerno. Fratelli e sorelle, io sono il vostro Redentore, il vostro Salvatore, colui che ha vinto la morte e il peccato. Sono io, il Re del Re, vostro fratello Gesù. La Santissima Trinità è in mezzo a voi, per donare forza, amore e tanta pace nei vostri cuori. Maria Vergine Santissima, Madre mia e Madre vostra, sta passando in mezzo a voi, vi sta avvolgendo nel suo manto materno, vi sta donando il suo amore di madre, consolando i vostri cuori. Avvertite alcuni la presenza del suo profumo. Le grazie che chiedete nel suo nome, Dio Padre Celeste ve le concederà, affinché molti qui presenti possiate testimoniare la presenza della Santissima Trinità che dimora in questo luogo, attraverso strumenti scelti da Dio Padre Onnipotente per permettere alla Santissima Trinità di manifestarsi con grande potenza attraverso segni, prodigi e guarigioni nel corpo e nello spirito. È giunto il momento. Nel mondo bisogna rispondere alla chiamata alla santità, facendovi portatori di pace, di amore, ma soprattutto di verità, la verità che il cielo annuncia nel mondo continuamente. Deve essere manifestata come Dio Padre Onnipotente desidera, la verità divina che combatte la menzogna di Satana. Deve negli ultimi tempi trionfare attraverso anime coraggiose che infrangono i muri dell'iniquità, attraverso la preghiera, la legge santa divina. Permettete allo Spirito Santo di manifestarsi attraverso di voi. Lo Spirito Santo guiderà i vostri pensieri e annuncerà tante verità che ogni fratello e sorella avverte nei loro cuori. Siate forti, puri, perché è attraverso la purezza dei vostri cuori che divenite strumenti di Dio. Fratelli e sorelle, abbiate fede, superate i momenti difficili che ognuno di voi riceve, affinché la vostra fede possa crescere e rafforzare il vostro spirito. È così che un giorno potrete aiutare tante anime che hanno rotto gli argini della propria fede. Aprite i vostri cuori. Ma dovete essere umili, semplici e pieni di amore, che creerà un'immagine di luce divina intorno a voi e dentro di voi. Vi amo e vi ringrazio per le preghiere che donate con tanto amore. Non temete, la Santissima Trinità vi donerà grandi gioie, soprattutto grandi conferme. Perseverate, siate uniti alle anime sante. I vostri cuori avvertiranno un'unione non di questo mondo, ma un'unione santa unita alla divinità. Il cielo sta effondendo il suo spirito in terra per creare soldati celesti che, uniti a Maria, Madre Santissima del cielo e della terra, agli angeli santi, tracceranno la via della luce. Vi amo, vi amo, vi amo. Adesso io vi devo lasciare. Vi do un bacio e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, sono insegnamenti, ecco, che il Signore ci invita a mettere in pratica, perché, ecco, ci fa capire, ci dice che Dio ha dei progetti su ognuno di noi, ma bisogna mettere in pratica, ecco, gli inviti che il cielo ci dona ad ognuno di noi. Ecco, se vogliamo partecipare, ecco, ognuno di noi alla salvezza delle anime, ecco, bisogna farsi trovare pronti, ecco, nel momento che lo Spirito Santo ci vuole usare, si vuole manifestare attraverso ognuno di noi. Quindi gli inviti che ci fa il Signore, ecco, ci aiutano, ecco, se li mettiamo in pratica, a far sì che lo Spirito Santo possa operare, ecco, attraverso ognuno di noi. Le grazie che chiedete nel suo nome, Dio Padre Celeste ve le concederà, affinché molti qui presenti possiate testimoniare la presenza della Santissima Trinità che dimora in questo luogo.
Ecco, vedete, quando chiediamo qualcosa al Signore, ecco, se noi la chiediamo con il cuore, il Signore, ecco, ce li dona le grazie. Ma queste grazie non devono essere poi messe da parte, ma bisogna testimoniare, ecco, le grazie che si ricevono. Perché tutti quanti devono sapere che Dio c'è, che Dio è in mezzo a noi, che Dio opera, che il Signore non ci ha lasciato mai soli, stanno sempre con noi, sempre in mezzo a noi. Dio Padre è il Padre di tutti, è il Creatore di tutto e di tutti. Quindi pensate che amore che ha Dio per le sue creature, per i suoi figli, appunto, proprio che ha mandato Gesù nel mondo, ecco, a donarsi, ecco, a donare proprio la propria vita, ecco, per essere il Redentore delle nostre anime, per avere la salvezza eterna, per portarci a tutti quanti in paradiso. Quindi il Signore è sempre presente nella nostra vita, ecco, non si è mai messo da parte nemmeno un momento. Ecco, chi dice che il Signore dove sta è perché, non è che perché il Signore non c'è, ecco, sono, ecco, le persone che si allontanano da Dio, non è che è Dio che si allontana da noi. Dio c'è sempre, quindi preghiamolo, invochiamolo, adoriamolo con tutto il cuore e il Signore farà sentire la sua presenza. Bene, siamo arrivati al sesto messaggio, il mese di giugno, e il 5 giugno del 2005, Oliveto Cidra Salerno. Quindi stiamo parlando di messaggi che abbiamo ricevuto oltre 15 anni fa, e quindi non è un giorno, e già il Signore, ecco, ci parlava di questi tempi. Vediamo, ascoltiamo cosa, ecco, ci vuole dire adesso la Madonna. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione. Io sono colei che ha partorito il Verbo. Io sono vostra madre e madre di Gesù. Sono scesa con grande potenza insieme a mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La Santissima Trinità è qui, in mezzo a voi. Insieme a noi c'è mio figlio Michele, l'arcangelo più potente che sta in cielo e in terra. Lui è sempre presente ad ogni mia manifestazione, formando una barriera potente, affinché il male non si possa mai avvicinare a nessuno di voi. Anche lui molto presto si manifesterà in questo luogo donandovi grandi gioie, perché questo luogo molto presto sarà conosciuto in tutto il mondo. Il primo segno tangibile che io vi donerò sarà quello che mi vedrete tutti. Perciò io vi invito a perseverare con amore. Desidero ringraziare tutti i miei figli che mi amano e che mi dimostrano il loro amore pregando, senza stancarsi mai. Io vi donerò grandi gioie, meraviglie, sorprese attraverso questo gruppo che è stato costituito dalla Santissima Trinità per portare la verità in tutto il mondo. Grazie all'amore che mi dimostrate, molte anime si possono salvare. Nella Chiesa tutto sta per cambiare. Dio Padre Onnipotente sta per dividere il bene dal male. Su molti miei figli consacrati si manifesterà la verità, perché mio figlio Gesù donerà grandi segni attraverso di loro. Questi si uniranno insieme a tutti quelli che vivono nella verità, formando la vera Chiesa Santa, senza istituzioni umane. Anche io donerò grandi segni attraverso di loro, affinché possano credere in voi. Comprenderete molto presto, perché tutto ciò sta per accadere. Tutto fa parte del grande disegno che Dio Padre Onnipotente ha su tutta l'umanità
e voi che perseverate a venire qui sarete i primi testimoni di tutto ciò che la Santissima Trinità opererà in questo luogo. Abbiate più fede. I vescovi, i cardinali, i sacerdoti si opporranno a vicenda, creando una grande confusione che tutto il mondo vedrà. E poiché Dio Padre Onnipotente sta infondendo lo spirito di verità, tutti comprenderanno ed ognuno sarà libero di scegliere fra il bene e il male. Figlioletti miei, portate con coraggio tutto ciò che vi sto dicendo, perché molti vi derideranno. Siate forti, testimoniate con umiltà, con semplicità e con un amore illimitato che tutti possono avvertire. Cari figli, vi amo, vi amo, vi amo. Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Io vi sto volgendo tutti sotto il mio manto e vi sto donando la mia presenza che molti avvertite con dei brividi, con un calore, con una commozione. Alcuni vi siete sentiti accarezzare, alcuni sentite il mio profumo. Mio figlio Gesù, anche lui vi sta donando la sua presenza facendovi sentire un peso al capo. Figli miei, adesso io vi devo lasciare, vi accompagnerò con il mio profumo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Shalom, pace figli miei. Ecco, vedete un messaggio donato, ecco, 15 anni fa, che non sembra un messaggio molto attuale. Vedete come si confermano le cose con il tempo. Ecco, le profezie si confermano sempre, ecco, con il tempo, non mai subito. Ecco, la Madonna ha precisato, dice, molti vi derideranno, ecco, si metteranno a ridere quando voi divulgherete questi messaggi. Dice, ma come mai i vescovi, i cardinali, i sacerdoti si opporranno a vicenda, creando una grande confusione che tutto il mondo vedrà? Ecco, è una cosa, ecco, 15 anni fa ancora non c'era, ecco, questo modo di vedere le cose, di pensare, ma loro parlano sempre del futuro. Un futuro che quanto prima si presenterà, ecco, davanti ai nostri occhi, davanti alla nostra vita. Ecco, il futuro, loro, ecco, ci presentano il futuro del mondo, il futuro dell'umanità. Ecco perché bisogna, ecco, credere, dice la Madonna, bisogna pregare, bisogna perseverare per arrivare a questi momenti che loro, ecco, annunciano, che avvisano all'umanità. Ma tanti sono, ecco, sordi, ecco, e miope ad accettare, a vedere le cose, ecco, che vengono dal cielo, e quindi tante di loro, ecco, prendono delle strade che purtroppo non sono, ecco, le strade che ci portano, ecco, a vivere la vera vita, quella nell'amore, nella pace, nella gioia, ecco, nella grazia di Dio. Tanti vivono in questo mondo, ma ci vivono male, perché manca la pace, manca l'amore, manca la gioia, manca la serenità, ci sono molti inganni, tradimenti, ecco, grande confusione, ecco, c'è il male che porta l'invidia, porta la gelosia, il male è sempre pronto a insuperbirsi attraverso le persone, ecco, li fa inorgoglire, ecco, tutte queste persone, ecco, non comprendono che sono guidate schiave da Satana, non lo comprendono, ecco. Ecco perché la Madonna, ecco, ci invita continuamente a pregare, ecco, per le anime, ecco, dei poveri peccatori, perché non sanno quello che fanno. Tanti pensano che la vita è questa, ecco, ma la vita è quella che Dio ha creato, è quella di stare vicino a Lui, stare nella sua grazia, perché il Signore ci vuole donare tante cose che noi purtroppo ci allontaniamo pensando di guadagnare di più, di ottenere di più, di conquistare di più, e poi alla fine, ecco, ci troveremo sempre, ecco, con le spalle al muro e con le mani vuote, perché abbiamo fatto, abbiamo detto, ma tutto quello che abbiamo, ecco, guadagnato, tutto quello che pensavamo che un domani poteva farci fare una vita buona, invece l'abbiamo messo in un sacchetto forato, quindi man mano che si cammina si perde sempre tutto e il sacchetto non si riempie mai.
Ma è il male questo che ci lusinga tante volte a conquistare tutto e tutti, invece poi ci troveremo sempre, ecco, poveri, poveri e dispiaciuti e triste. Ecco, ancora la Madonna, ecco, ci parla della Chiesa, ci parla dei suoi figli consacrati, che darà, ecco, della Chiesa. Tutto sta per cambiare, Dio Padre Onnipotente sta per dividere il bene dal male. Su molti miei figli consacrati si manifesterà la verità, perché mio figlio Gesù donerà grandi segni attraverso di loro. Questi si uniranno insieme a tutti quelli che vivono nella verità, formando la vera Chiesa Santa, senza istituzioni umane. Quindi vedete, il Signore sta preparando nel mondo, ecco, la Chiesa Santa. La Chiesa Santa, ecco, che significa senza istituzione, quella di servire, ecco, direttamente il Signore Gesù, di mettere in pratica, ecco, direttamente gli inviti del Signore e osservare la legge di Dio. E questa è la Chiesa Santa, la Chiesa che Gesù ha creato qui, ecco, in questo mondo, che col passare del tempo, ecco, la Chiesa è diventata, ecco, una Chiesa confusa, una Chiesa che non si riesce a trovare, ecco, quella strada per portare le anime alla salvezza. Ecco, c'è tanta confusione che questo non permette, ecco, di portare le anime al Signore. Al contrario, ecco, le anime si allontanano, tante si sono persi, si stanno perdendo, e quindi ci vuole, ecco, per forza un intervento di Dio, perché se non è, ecco, all'altezza la Chiesa di portare le anime alla salvezza, lo farà Dio Padre Onnipotente. Bene, anche questa sera abbiamo portato a termine la lettura dei messaggi del lunedì. Ecco, noi diamo l'appuntamento, ecco, per mercoledì alle ore 15 con la recita della coroncina alla Divina Misericordia, i quattro rosari santi, la preghiera spontanea, l'invocazione allo Spirito Santo e poi ascolteremo la parola del Signore. Quindi scusateci questa sera per questa interruzione che abbiamo avuto per la linea, che non è stata molto amica questa sera, ma però abbiamo risolto, ecco, diversamente, ecco, anziché di fare la diretta al computer, l'abbiamo fatta col telefonino, così abbiamo portato a termine anche questa sera, ecco, la lettura dei messaggi. Quindi io vi auguro una buona notte, un buon riposo a tutti quanti voi, da Maurizio, Marcella, Stefania. Buonanotte a tutti, buonanotte. Arrivederci. Buonanotte. Ciao.
my